Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste. Ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Facciamo un'intervista così. Benvenuto ai nostri amici schitani e agli associati di Vila, gli autori delle poesie, tra cui anch'io, anche se non sono in questo volume, sono in altri volumi. E speriamo che questa sarà una bellissima manifestazione che sarà ripetuta altre volte. Magari. Dila significa da Ischia l'arte. Nell'isola di Ischia ci siamo consociati, associati, messi insieme una serie di artisti, poeti o scrittori e abbiamo creato questa prima nuce di poesia. Dopodiché le cose sono andate avanti, le cose si sono sicuramente migliorate e siamo arrivati ad avere questo. Da Ischia l'arte, antologia poetica, premio 8 milioni. 8 milioni sono veramente tanti, ma siamo molto vicini a questo tipo di risultato per via del fatto che abbiamo avuto tantissime. Dopodiché questo discorso viene portato qua a Milano. A Milano, nell'ambito del Salone
Pier Lombardo, che è un teatro molto importante qui di Milano, per presentare questo nostro libro 8 milioni. 8 milioni significa un'antologia poetica che ha anche un concorso che è stato portato avanti attraverso votazioni internet eccetera, e che ovviamente ha dato dei risultati molto importanti, che sono i vincitori. Di questi vincitori daremo il nome e vi diremo le poesie che hanno vinto. Noi ne abbiamo per ora 6, poi ce ne sono degli altri, ma presenteremo solamente i primissimi. Adesso puoi andare a leggere qualcosa di tuo dopo, eh? Ok. Signore, lei pure legge, scrive. Come si chiama la signora? Ida. Ida come? Buccolo. E viene da? Da Torino, Moncalieri. Moncalieri, benissimo. Facciamo attenzione. Pure... devo fare attenzione a lui perché sennò... E lei pure scrive, signora? No, no, non scrivo. No, però legge. E leggo quello che Allora dopo facciamo una fotografia. Sono passato liscio. Ida, per cortesia, vieni qua. Allora, questo è un libro di fotografie, cioè un libro del nostro. Sì, se ti metti là, scusami se ti vedo tu, insieme a Megalini, insieme a Pettinero, facciamo una fotografia e la mandiamo sul giornale, va bene? Antonio, tu puoi parlare e presentare anche la signora, la moglie di Calogero. Mi presento? Però col microfono. Metti il microfono qui. Abbiamo un ospite molto grande, che è la moglie di Calogero Pettineo. La signora Pettineo è la felice sposa di un poeta che è qui nella nostra poesia. Signora, lei conosce Ischia? Sì, siamo stati 30 anni fa. Oh, perdacco, è cambiata molto adesso, si ora galleggia, 30 anni fa era attaccata al continente. Bene, questo è una cosa. Veniteci a trovare, perché lì noi facciamo delle cose strabilianti, nel senso che esattamente vi aspettiamo, perché sono qui adesso. Ma lei qui a Milano è contenta di essere venuta per celebrare il suo marito? Sì, certo, senz'altro, sì, mi fa molto piacere. Non è la prima volta che lo seguo, quindi è una bella cosa. Beh, questo è importantissimo, perché la moglie deve seguire il marito nel bene e nel male. Ma in questo caso è sicuramente il meglio. Vi ringrazio, grazie. Ci risentiamo. Antonio.